10.500 ettari è questa l'estensione del Parco della Costa Etatina, così come lo ha perimetrato il commissario ad acta Giuseppe De Dominicis, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per portare a termine il lavoro previsto in un anno di tempo, ma realizzato in 7 mesi. Da Ortona a San Salvo sono 8 i comuni interessati dal parco istituito nel 2001, ma ancora in attesa di diventare una realtà formale, con decreto del Presidente della Repubblica. Ed è questo il prossimo passo che si attende, spiega De Dominicis nel corso dell'incontro in provincia a Chieti davanti ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e alcune associazioni di categoria. Per il parco è quello del decreto del Presidente della Repubblica che ne certifica la formalizzazione, formalmente ne certifica la istituzione. Dopodiché il Ministero dell'Ambiente dovrà nominare gli organismi che sono le 8 persone che dovranno gestire il parco, il comitato di gestione, chiamiamolo così, 8 persone, 4 delle quali sono espressione del territorio, quindi presumo 4 sindaci, 4 assessori, 4 amministratori, 1 rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste che saranno espressione delle associazioni agricole, poi uno del mondo ambientalista, uno dell'ISPRA, insomma 8 persone più un presidente e anche un direttore, cioè la struttura di tutti i parchi, diciamo. Anche questi dovranno poi lavorare per un piano di sviluppo, per capirci un piano regolatore del parco, e quindi avviare e garantire tutto lo sviluppo che questo territorio merita con un parco. Restano critici i comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, che lamentano quasi il 90% dei rispettivi territori all'interno della nuova perimetrazione, ma De Dominicis smentisce. No, non stiamo parlando di queste percentuali, stiamo parlando di un parco complessivo di 10.500 ettari, su 1.600 ettari di territorio del comune. 800 sono nel parco, 400 dei quali sono già riserve naturali e SIC, quindi stiamo parlando di una percentuale molto minima, insomma non so quale parco abbiano visto. Tra l'altro io ho inviato a tutti i sindaci, ho dato personalmente copia ai sindaci di questo mio lavoro, molti mi hanno risposto, ma alcuni no, ma dire che non sono stati coinvolti mi sembra un po' eccessivo. E poi c'è Torino di Sangro, che avrebbe voluto restare fuori dal parco. Lo ha deciso la popolazione con un referendum, ma anche qui il commissario minimizza. Torino di Sangro ha mantenuto la sua posizione, nel senso che Torino di Sangro, facendo riferimento a una volontà popolare, insomma un pseudo referendum, insomma una consultazione popolare, ha mantenuto la sua posizione, però ha fatto anche una proposta di riduzione che io ho accolto, quindi diciamo, consapevole del fatto che un commissario deve fare il suo lavoro, per cui non è giusto, non è intelligente, insomma, anche chi è contro, sapendo che il commissario lo deve fare, fai una proposta che secondo te ti rega danno minore, per dire no, ma dire no, però insomma, è una posizione che io ho rispettato, ma insomma fino in fondo ho fatto il mio lavoro.